Dopo il disagio nei trasporti cittadini registrato 2 giorni fa e causato dalla temporanea mancanza di gasolio, si fa il punto della situazione in commissione trasporti al Consiglio Comunale, alla presenza dei vertici dell'azienda napoletana di mobilità. Lavoriamo in continua emergenza, è uno slalom quotidiano fra pezzi di ricambio, gasolio, assicurazioni, stipendi, e siamo sempre in difficoltà con tutti i pagamenti. E quindi in queste situazioni si è nelle mani dei fornitori con tutti gli incidenti di percorso che possono succedere. Fra le numerose problematiche affrontate, l'amministrazione comunale evidenzia un percorso di tagli esasperati ed asfissianti nel trasporto pubblico locale e l'impossibilità di velocizzare i pagamenti a causa della mancata equiparazione legislativa del settore ai servizi pubblici essenziali. I tagli al trasporto pubblico locale sono stati talmente pesanti che hanno diminuito del 40% le risorse ad ANM e quindi noi sono mesi che viviamo in bilico e ogni mese è faticoso pagare gli stipendi, il gasolio e i fornitori. Due progetti, questo del fondo di anticipazione e l'altro del progetto di fusione che metta insieme le società, perché noi non dobbiamo solo andare a chiedere i soldi a qualcun altro, dobbiamo anche usare meglio le risorse che abbiamo dal fondo nazionale e del comune, in modo da non sprecare un euro e dare un miglior servizio, fare un'azienda unica già avviata, che nel giro di pochi mesi diventerà operativa in quanto tale, e rassicurare l'impegno massimo dell'amministrazione per superare tutte queste criticità. Ritengo che abbiamo davanti ancora 3-4 settimane molto dure, sul quale dovremo vigilare ogni ora e ogni minuto come abbiamo fatto negli ultimi 6 mesi, ma poi sono certa che da marzo la situazione tornerà all'autentica normalità che metterà l'azienda, un'azienda unica e fusa delle società di trasporto, veramente in condizioni di rilanciare e mettere al servizio dei cittadini un servizio di qualità.